Un attore sotto scorta è Giulio Cavalli, lodigiano, minacciato dalla mafia. Una bara mal disegnata sul muro del teatro di Tavazzano. È uno degli avvertimenti ricevuti dall'attore Giulio Cavalli, direttore artistico della struttura dell'Lodigiano, che da alcuni mesi vive sotto scorta, da quando ha portato in scena lo spettacolo Do Ut Des, di cui è protagonista e regista, prodotto da Rosario Crocetta, sindaco di Gela, divenuto da anni simbolo delle battaglie contro le cosche. Nel testo si racconta la mafia attraverso l'inconsueto registro dell'ironia e della tragicomicità, sbeffeggiando Riti e Picciotti. È uno spettacolo che più che sulla documentazione viene giocato sul distruggere la credibilità della mafia, che poi fondamentalmente di credibilità non ne ha. Cercasi urgentemente per posizione di responsabilità amministratore che delegato è minimo 45 anni per presenza con esperienza decennale nel settore. La capacità di sciogliere i cadaveri nell'acido costituirà titolo preferenziale. Nonostante minacce e intimidazioni, lo spettacolo andrà in tournée in Sicilia. Per rispetto nei confronti dei nostri compagni di viaggio, che invece corrono un pericolo reale, come il sindaco Crocetta, come poi chi l'antimafia la fa proprio sul campo, al fronte, e soprattutto con la convinzione che le organizzazioni mafiose non abbiano il tempo, probabilmente la voglia, di preoccuparsi di uno spettacolo teatrale, continuiamo assolutamente convinti, con i migliori auguri e malauguri che ci possono capitare.